Corinne Craighi, Tinder e sorpresa. Alle Iene è andata in onda una nuova puntata dove tre uomini incontrano su Tinder una donna famosa, in questo caso la bellissima Corinne Craighi, che ovviamente non può che non passare inosservata, la icona degli anni 70, sexy per eccellenza, infatti non può che animare gli animi. Ed ecco che un uomo, pensate, non può che fare a meno di addirittura calarsi giù le braghe per, diciamo così, intingere il biscotto nella marmellata, come effettivamente sperava di compiere, di fare, secondo la mia opinione personale. Ma ecco che Corinne blocca l'uomo in questione, cerca di giocarci a livello etico, quindi morale. Tra una parola e l'altra cerca comunque di far capire che effettivamente non cerca il sesso. Ma l'uomo, insomma, sembra essere più che pronto a volersi mettere in condizione di fare il sesso. Ecco, tre diversi uomini, ma non tanto diversi, ma tanto legati dal punto di vista etico, quindi morale, per quanto riguarda le, chiamiamole, voglie, le volontà, le, chiamiamole, intenzioni, probabilmente quelle di andare, ripeto, a intingere il biscotto nella marmellata. Insomma, Tinder e sorprese è questo il format a tutti gli effetti che in ogni puntata di Iene ci regala la bella, brava e simpatica Mary Sarnataro. In buona sostanza, Mary va a creare un profilo su Tinder, la famosa applicazione di incontri, in cui c'è un VIP che però in quel caso lì, nel momento in cui entra su Tinder, non è il VIP ma è un NIP, quindi un personaggio non famoso, e poi fa sì che arrivi l'incontro come effettivamente si realizza. Bene, complimenti dunque a Mary Sarnataro, il video termina qua, andate a vedere la puntata in questione perché vi piaceranno e non poco, in cui ci saranno emozioni più che elevate che vi saranno a garantirsi. Bene, un saluto caro da narratore italiano di YouTube Italia.